Me l'avete chiesto in tanti, ok, vi accontento. Apro quei cassetti. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state ragazzi? Come procede l'estate? La mia alla grande. Un'estate molto creativa, passata molto spesso alla mia scrivania. Quella scrivania che voi vedete sempre in piano e su cui lavoro e di cui spesso mi chiedete di scrutare dentro i cassetti perché vi dico che è la mia postazione creativa. E allora, oggi sono qui per accontentarvi. Facciamo un giretto tra i cassetti della mia scrivania mostrandovi come ho organizzato il mio materiale di primo soccorso per Arte per te, il Creative First Aid di Arte per te, se fosse possibile identificarlo, quello che cerco quasi sempre quando attendo ad una creazione per voi. Prima di passare a sbirciare, vi ricordo che se volete sbirciare ancora di più potete venirvi a iscrivervi sulla pagina Facebook di Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, Arte per te, unica e inimitabile. Ci provano ad imitarla ma con scarsissimi risultati, quindi voi venite sempre da Ombrettina vostra, cercate il link qui giù in info box, lì 3 video al giorno da rivedere e vedere ogni volta che desiderate, e cercatemi anche su Instagram, il mondo fotografico di Arte per te, non soltanto concernente l'arte e la creatività ma tutto quello che ruota attorno alla mia testolina. Se volete aiutare il canale potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale, fatelo solo se volete, se lo ritenete opportuno, se invece no non fa niente, vi voglio bene lo stesso. E adesso tutti pronti, occhi aperti, e vediamo cosa c'è in quei cassetti. Buongiorno e benvenuti sulla mia scrivania, sì, proprio sulla, sopra. E allora oggi ho deciso di farvi vedere quella che è la postazione creativa, il piano da lavoro di Arte per te, nonché tutti i cassetti che contengono i materiali che più utilizzo per il canale. Cominciamo subito a attenzionare la scrivania. La scrivania è una scrivania dell'Ottocento, è la scrivania di mio nonno, con tanto di sedia in vimini che io adoro e che Enzo sta piano piano sfondando, ma lasciamo perdere, ed è una scrivania con 9 cassetti, 4 sui due lati, uno centrale e poi lo scrittoio che viene fuori. E questo, cominciamo subito, perché è il piano su cui faccio molte foto per il canale. Quando voi vedete lo sfondo in legno proviene proprio da qui. Poi sopra la scrivania, che ha un bellissimo piano in onice, io, la scrivania non nasce così, questa l'ha fatta rovinare mia zia, perché era la scrivania di mio nonno, e i figli a casa dei miei nonni avevano molta autonomia. Questa scrivania era bellissima perché aveva i cassettini e tutta l'alzatina lignea, che è stata rimossa e resa più moderna con il piano in vetro, che è in onice in realtà. Sul piano superiore solitamente sta il PC, la tastiera, il mouse e la lampadina di mio nonno. Io ho lasciato alcuni elementi che mi ricordassero la collocazione originaria della scrivania, e la lampadina è una di quelle. Poi nei cassetti ho lasciato anche qualche altra cosa di mio nonno, così per ricordo, ma poca roba. Questo, ogni volta che io faccio i progetti di Arte per te, viene spostato e messo, non so se riuscite a vedere, su quei tavolini. Sotto la scrivania ci sono 3 tavolini, che poi vi farò vedere in un secondo momento, che sono a degradare. Quelli li uso per poggiare il treppiedi della videocamera dietro la scrivania e per poggiare i vari strumenti da lavoro di Arte per te. Li tiro fuori da là, li metto di fianco a me e fungono da sostegno. Ma e questa è la sedia, se volete vederla più da vicino, la sedia da cui vi parlo ogni volta. Adesso cominciamo subito. Partiamo subito con i cassetti. L'unico cassetto che non è adibito a materiale di Arte per te è questo, che quindi non aprirò perché ci sono mie cose personali. Adesso apriamo il cassetto centrale. Voilà, e qua già si rischiude un mondo. Sono cassetti profondissimi. Come li ho divisi? Nel primo settore penne, divise da questo
Pentel brush ci sono le penne a feltrino tipo Micron e Staedtler, tutte le penne che mi servono per i disegni nella prima parte, le permanenti e le penne per stoffa nella seconda parte. Qui tutto quello che concerne il disegno, quindi sfumini, matite, gomme elettriche, gomme, ricambi per gomme, le mine delle matite, tutto quello che può servirmi proprio per la parte a grafite. Evidenziatori e utensili vari, quindi la perforatrice, il timbrino di Arte per Te con cui faccio le incisioni che poi mi servono per bollare magari i miei lavori, per mettere il sigillo sulle carpette. Qui la parte gomme, temperini di scorta, roller cancelli, roller gomma, inchiostri vari ed eventuali. Poi qui scotch biadesivi e scotch di carta e pinzatrice. Tutto questo è reparto forbici e cutter. Ci sono 2 miliardi di forbici, i miei cutter che vedete sempre, i cutter più piccoli, insomma tutto quello che mi serve, le forbicine, tutto quello che mi serve per i vari lavori. Poi continuiamo senza farmi cadere il cassetto addosso. Qui ho messo tutti i miei bulini e di lato ho messo ancora matite, la fusaggine e i vari strumenti per affilare matite, elastici, stecca d'osso, qui solo una perché le altre le tengo di là, pennarelli permanenti, acqua brush 2 o 3 che uso ogni tanto, e il primo cassetto è pieno quindi di tutto questo. Gomma pane, quante ne volete, insomma un po' di tutto. Procediamo all'apertura del secondo cassetto. I cassetti sono molto duri da aprire. Allora, questo è il cassetto destinato all'incisione. Qui ho delle carte che voglio usare prossimamente e le tengo a portata di mano. Qui la mia carta da lettera con le cifre, quindi con la mia iniziale. Poi qui dentro ci sono tutti i rulli per incisione e qui dentro, in queste sacchettine ben ordinati, i vari inchiostri per incisione. Sono quelli della Schmincke, che io trovo semplicemente fantastici. Qui ci sono le mie sgorbie, queste sono sgorbie extra lusso, ancora non ve le ho fatte vedere, sono le ultra sottili della Pfeil, sono meravigliose, ancora non le abbiamo usate sul canale ma ve le farò vedere presto. Qui abbiamo gomma da timbri, qui rulli vari, e qui invece tutta la sacchettina con le sgorbie, quelle classiche, insomma quelle anche un po' meno costose. Quindi questo è il mio cassettino per l'incisione. Secondo cassetto in basso, matite e pastelli e tutto ciò che ha una consistenza pastellosa. Tipico rumore delle cose antiche. Qua c'è da divertirsi per davvero. Sopra i pastelli della Rocher, quelli super lusso, ve li ricordate? Li abbiamo recensiti insieme, i miei pastelli da collezione che tengo come delle reliquie. Quindi qui invece dei colori che ho sfusi e che uso, qua sono tipo Carbotello ma sono della Faber-Castell, qua matite colorate della Faber-Castell acquerellabili che ho sistemato e alloggiato in questo portacolori. Le mie matite della Derwent, che sono il set quello per il chiaroscuro, matite delle varie grammature, microsfumino, gomma pane, temperino, sanguigne, bianche, carboncini, pastelle e carboncini, insomma un bellissimo set questo che ho dai tempi dell'Accademia. Qui le mie Faber-Castell, anche qui acquerellabili. Poi i pastelli ad olio della Pentel, dovremmo usarli presto questi su Arte per Te, quindi preparatevi a un bel video. Le mie immancabili Stabilo Aqua Color, questa è la confezione che vendevano a 12 euro durante il Prime Day, io spero che l'abbiate acquistata, spero vivamente, bellissima. Comunque anche a prezzo intero hanno costi accessibilissimi.
Poi qui ci sono le mie Premiere Prisma Color, bellissime, dono di uno di voi. Questo è un bellissimo dono che mi ha fatto il mio maritino, della Ferrario. Questi sono pastelli da collezione, è la confezione numero 42 di una tiratura fatta da 150 pezzi e sono fatta per i 150 anni della Repubblica e sono gli acquerelli della della Ferrario, che io non ho assolutamente aperto perché, essendo una confezione da tiratura limitata, non avendone la necessità, non ho utilizzato, e li conservo qua perché li tengo vicino ai pastelli, che sono invece i miei pastelli preferiti, che sono quelli della Ferrario. Eccoli qua in tutto il loro bellissimo splendore. Poi cosa ci tengo qua dentro? Gli aquash della Pentel, che sono dei colori a cera acquarellabili. Li abbiamo usati questi su Arte per Te? Non mi ricordo, lasciatemelo scritto voi e poi lo vado a cercare. Se non li abbiamo usati, li useremo presto. Tutto presto useremo. Qui i Fabric Fun, quindi tutto quello che ha una forma a pastello. Questi sono i colori per stoffa. Poi altri colori, altre cere acquarellabili, gli Aquarel della Lira, bellissimi anche questi come definizione del colore. E poi qua un'altra confezione di aquash aperta, che è quella che abbiamo usato insieme su Arte per Te. Poi qui ci tengo i miei Carbotello stupendi, ve li faccio vedere. Questo è il cassetto che secondo me vi fa più gola, ma insomma no, ce ne sono tanti cassetti che fanno gola con tutta la gamma colori. E poi la mega confezione delle Faber-Castell acquarellabili. Voilà, queste non sono messe in ordine cromatico. Ombretta, sei disordinato. Bene, ricompongo il cassetto. È messo tutto tipo Tetris e se non si rispetta l'ordine non entra più niente. Ordine ricostituito. Chiudiamo il cassetto. Ultimo cassetto da questo lato, acquerelli. Allora, non solo acquerelli, là sotto qui nella parte finale pistola a caldo, colla a caldo, rullino con lo scotch e fustellatrice. Questa prima parte acquerelli. Innanzitutto la mia cartelletta di acquerelli che abbiamo fatto insieme su Arte per Te, con gli acquerelli questi qui, con questi acquerelli della Perles, questi qui in foglietti che sono fantastici. Casomai tutto quello che state vedendo ve lo metto in info box come link, avrò una lunga ricerca, ma questi sono veramente bellissimi. Qui le due serie limitate Tintoretto, questa l'abbiamo fatta insieme, le palette della Tintoretto da edizione limitata in legno, stupende. Ne ho una per me e una di Gabriele. Questa è l'upgrade della Tintoretto, che poi ha rivisto il concept e ha deciso di fare le vaschette diluenti per la diluizione in bianco, in modo da vedere bene il colore. Molto belle. I miei Coliro Pearl Color, la selezione multicolor, questa qui, bellissimi. E poi sempre della Coliro i miei gold stupendi. Allora, questi metallici veramente veramente fantastici. Le mie tre palette di Codman, Winsor e Newton, anche queste sono state in Prime Day, ve le avevo segnalate, io spero che voi ne abbiate approfittato. Stupende anche queste. I miei Art Philosophy pearlescenti, bellissimi anche questi, stupendi. Poi sempre della prima color, i Watercolor Classic e Tropicali, che vi ho recensito proprio recentemente, quindi non ve li apro. E poi per Enzo, sempre a portata di mano, la palette di acquerelli della Lidl.
Allora, questa non è buona per gli adulti, proprio per cominciare magari, ma non ha una buona qualità. Di bello ha una gamma colori infinita. Oddio, poi uno bravo fa performare anche il fango, voglio dire, però non ve la consiglio. Sono buoni quelli in tubetto della Lidl, ma per i bambini questi sono fantastici, è un top di gamma per i bambini, quindi potete prenderli tranquillamente. E quindi la mia palettona super usata dei Ferrario Watercolor in Godet. Apriamo il primo cassetto del lato destro. Questo è bellissimo, ragazzi, uno dei miei cassetti preferiti. Da questo lato io tengo a portata di mano i miei color brush della Pentel, che adoro. Tra i colori a inchiostro liquido, acquerellabili, sono quelli che in assoluto più vi consiglio. E poi, sempre in questa parte del cassetto, voi non li vedete, ma io sì, e li faccio vedere subito, tengo i pennelli a manico lungo, tutti i miei pennelli a manico lungo. Come vedete, ho organizzato con questi divisori che si trovano facilmente su Amazon per organizzare lo spazio, quindi io so che qua i miei pennelli e vado a colpo sicuro. Qui invece ho tutti i pennelli da poco conto, i pennelli quelli da battaglia, quelli che utilizzo quando devo fare dei lavoretti che rovinano le setole. E qua dietro, come vi dicevo, vi svelo i segreti della mia scrivania, diciamo i lati affettivi, ho lasciato i timbri di mio nonno, la sua pinzatrice Antebellum funzionante, con i punti anche questi antichi, i timbri tipo espresso, raccomandata, e quindi me li sono conservati. Al centro invece qui i pennelli manico corto, che mi vedete usare su Arte per Te, sono quasi tutti della Tintoretto, azienda con cui collaboro ma che mi piace tantissimo. Collaboro per questo, prima collaboravo con la Da Vinci, poi da quando la Tintoretto poi mi ha contattato ho preferito la Tintoretto perché è un brand italiano e quindi ho ceduto alla patria. Temperino elettrico da questa parte, telecomando della videocamera, settore utensili per la doratura, quindi spatoline, coltelli da doratore, pietre d'agata di varie forme e dimensioni, questa è quella che utilizzo più spesso e che proteggo così, e altre pietre d'agata che aspettano qui di essere utilizzate. E poi vecchio gadget anni 60, oggi sono, che ne so, girate, disponibile, oggi sono stanco, vedete, l'emoticon non hanno inventato nulla, eh? Oggi sono pestifero, oggi sono allegro, e su questo, diciamo, ci possiamo fermare, la rimetto al suo posto e chiudo il cassetto. Vi faccio vedere questo pennello prima di chiudere il cassetto. Guardate cos'è l'acqua soft della Tintoretto per grandi acquerelli. Dovremmo usarlo, non pensate? Stupendo, stupendo. Secondo cassetto, cosa ci sarà? È il cassetto dedicato alla doratura. In primis qui ho messo dei pennelli della Tintoretto che ancora devo recensirvi, li ho qui in stand by, aspettano di essere recensiti, non sono pochi, eh? Guardate qui cosa c'è, meraviglia della meraviglia, sono pennelli per tecniche miste, devo fare un video dedicato dove li troviamo insieme, pennelli a manico lungo, questi li voglio provare con l'olio, per questo sto temporeggiando, altri pennelli a manico lungo, anche questi da provare in olio.
arriveranno queste recensioni sul canale, aspettiamo il fresco per farle. Poi tappetini per doratura, i miei metalli in altro tappetino, in mezzo ai tappetini conservo i metalli in foglia per non farli spiegazzare, quindi due libretti d'argento più libretti d'argento, due libretti d'oro zecchino, i libretti d'argento li ho quasi tutti messi qua dentro. Questo è argento argento e quello è oro oro, l'oro francese, un libretto intonso e qui altro, cosa c'è qua dentro? Argento finto, quindi un po' di tutto un po'. Io lo metto all'interno della pluriball e poi lo faccio stare ben teso ponendolo tra i due tappetini da doratura e lui si conserva bene. Qui ho il bolo armeno, che è la base dell'iconografia sulla doratura, io ci vado con questo, cioè per la doratura io vado con questo della Lefranc che trovo essere il migliore. La missione 12 ore, quando non voglio applicare l'oro subito ho bisogno di tempo, e quindi questa che è della Lefranc ed è la migliore a 12 ore perché è una missione a vernice, mi pare. Sì, non lascia assolutamente traccia di fondo, è senza piombo, che non è da tutte, ed è veramente meravigliosa, come meravigliosa devo dire anche la missione istantanea della Ferrario. Questa è una delle poche missioni istantanee che funzionano, che non lascia residuo di fondo, che non rimane gommosa e che dà un effetto tirato bellissimo all'oro, quindi il mio necessaire da doratura. Chiudiamo il cassetto, anzi rimettiamo dentro anche i pennelli e chiudiamo il cassetto. Mi piace il rumore dei cassetti, mi ricorda casa di mio nonno. Apriamo il penultimo. Marker e inchiostri, tutto ciò che serve per colorare, scrivere con penne e inchiostri. Allora, i pennarelli metallizzati di una marca X cinese che mi piacciono troppissimo, questi costano pochissimo e sono bellissimi, ve li ho fatto la recensione sul canale. I miei amatissimi Centosphere sono ottimi pennarelli permanenti, con questi potete colorare sul fimo, potete colorare su tutti gli oggettini creati con le paste sintetiche, potete colorare sul DAS, ma potete colorare anche su la shrink paper, quella che si restringe, insomma una serie di colorazioni permanenti. I miei pennarelli, questi li ho ritirati dalla Cina con furore, ma non sono per niente buoni, quindi non ve li consiglio particolarmente. Se dovete prendere un pennarello di questo, spendete il giusto, non un po' di più, perché questi non erano economici, il giusto, e vi comprate quelli della Pentel che sono 100 miliardi di volte meglio ed insuperabili. Poi queste bellissime, vedete, io non sono prevenuta contro le cose che non hanno una marca. Queste bellissime penne invece sono un sacco di colori, 48 colori mi pare, con tutti i finish possibili e immaginabili, glitterato, perlato. Vi ho fatto la recensione sul canale, vi metto il link qui giù in info box dove ce l'hai col pallino, ottime. I bellissimi, bellissimi, bellissimi Trio Scribi sono i pennarelli con punta retrattile della Stabilo, quindi i bambini lavorando non spunteranno mai il pennello perché a pressione il pennello e il feltrino rientra e non viene spiaccicato contro il foglio. Poi i miei Sharpie, i miei pennarelli metallizzati, i miei Sharpie Bronze, Silver and Gold e i miei meravigliosi Stabilo Metallic, anche questi super belli. Le mie chine, tutte colorate, non ve le ho mai fatte vedere le mie chine. Le mie chine della Ferrario, bellissime chine multicolor, tutti i colori in pratica, vi faccio vedere qui la selezione colore, anche queste devo fare un bel tutorial su Arte per Te. Poi qui c'ho tutti gli strumenti per lavorare l'argilla, le mirette e le sgorbie, queste qui tutte
che non sto qui a farvi vedere, va bene, perché mi annoio. Poi i miei acquarelli concentrati della Prima Color ve li ho recensiti da poco, un vasetto di china nera, il calamaio in pratica era, no? Dove il vasetto per l'inchiostro per le penne antiche e i pennini che io tengo qua dentro conservati, le punte dei pennini, evidenziatori stabili, pennarelli per la stoffa dell'IKEA, una serie di penne della Stabilo che ancora non ho avuto modo né di provare né di recensire, quindi casomai ve le farò vedere in un video se sono attinenti col canale, ancora non le ho funzionate. Poi le mie fantastiche Pen 68, la selezione pastello, la selezione rossi, la multicolor vividi, queste sono stupende da avere. Le Sensor, questa è la mia confezione, questa è una confezione che ho messo da parte per voi in un prossimo video, quindi queste Sensor sono stupende. Poi le mie Stabilo Pen 68, queste qui, la punta per intenderci è questa, sono i pennarelli bellissimi. Poi anche queste sono delle bellissime penne, un po' scrause come marca, però molto funzionali e belle. Queste sono stupende, le 24 pezzi, le Stabilo Point Max, vi faccio vedere la punta. Le abbiamo usate sul canale, hanno questa punta, ma non vi voglio far trarre in inganno, non hanno una punta da pennarello, la punta, il feltrino è molto rigido e scrivono come penna. E la punta è una 0, ve lo dico subito. Il tratto è uno 08, quindi sottile ma non sottilissimo. Poi i Trio Jumbo, questi adesso se li prende Enzo tra un po', per colorare quest'estate, i Trio Jumbo della Stabilo. Grazie. Prego. E poi le Pen 68 super belli, i super pennarelli della Stabilo. Tra i migliori pennarelli esistenti in commercio, super belli, consigliatissimi. E poi questo è un qualcosa che volevo farvi vedere su Arte per Te, i Pixel Medallion. Sono dei medaglioni che si riempiono con fantasie diverse, con dei chiudini bellini. Li ho messi qui perché volevo recensirli sul canale per i bimbi. Ultimo cassetto! Il cassetto del caos. Allora, in questo cassetto metto tutto quello che non ha una certa collocazione, cioè tutte quelle cose che uso spesso per i lavoretti ma che non so dove ficcare, quindi alla fine le metto qua cercando di dare uno pseudo ordine. Allora, qui per esempio ho due tappetini magnetici orrendi che userò. Questo cos'era? Per cosa me l'hanno dato? Per i pezzi di ricambio. Ah, per i pezzi di ricambio del pulmino, che io invece che mi interessano in quanto tappetini magnetici per fare dei lavoretti. Perline varie, stickers, per farvi capire, scovolini, pallini, pompon. Questo ve lo faccio vedere perché è un pezzo del nonno. Il set da scrivania, che ovviamente io non utilizzo ma tengo qui ben conservato. È Liberty. È Liberty, sì, con la scatola originale. Poi delle resine, pasta per resina, doppia della Resin Pro che devo provare, delle vecchie lampadine a incandescenza che devono diventare da una vita qualcos'altro. Ma le ho qua. Ah, sono alogene, vabbè, tanto le devo smontare e devo comunque trasformarle in qualcosa di bellissimo che faremo insieme per la Natale. Poi vabbè, resine, catalizzanti, tutta roba che devo presto usare. Qui in questa busta sono conservate le coccardine per i regali, mollettine in legno, sonaglini, adesivini improbabili a forma di stellina anni 80, i miei
figli e i miei strass, palline di Natale, perché è sempre Natale nelle postazioni di Arte per Te, e poi qua dentro lo scrigno delle inutilità, ci tengo bottoncini, occhietti che si muovono, roselline in alluminio fatte da me, corbini in killing, insomma tutto quello che non ha un posto certo nel mondo. Bene, spero di aver esaurito tutte le vostre domande ed aver saziato la vostra curiosità. È sempre stata una delle richieste più presenti tra i commenti. Ci fai vedere cosa tieni nei cassetti della scrivania? Ci fai vedere la tua postazione creativa? Io non ho una postazione creativa, ho tanti mobili adibiti a stoccaggio merci, diciamo così. Questa è la mia scrivania. Poi se volete vedere i miei mobiletti creativi, lasciatemelo scritto qua sotto, che vi faccio poi un tour per la casa su tutto che è quello che è il mio stoccaggio dei materiali per belle arti, che ovviamente non è solo questo, ma questo è quello di prima necessità, diciamo il first aid di Arte per Te. Bene ragazzi, ci vediamo subito dopo per i saluti. Ciao. E allora, che ne dite? Vi piace la mia scrivania? A me tantissimo, già di per sé l'oggetto scrivania mi piace enormemente, ma poi tutto quello che c'è dentro è un qualcosa che ho raccolto negli anni, eh? Non pensiate domani di uscire e andare a fare man bassa in un negozio di creatività, perché lo stipendio va via in un attimo con queste cose, però piano piano, anno dopo anno, io sono ormai più di 20 anni che bazzico in questo mondo, di più... 30, oh mio Dio! Allora, non facciamo conti, ma pensiamo soltanto a divertirci con la creatività. Questo è quello di cui io ho bisogno a portata di mano. Poi ci sono altri mobili in casa destinati ad Arte per Te. Se volete vedere anche quelli, va bene, fatemelo sapere che io vi faccio un mobiletto tour e vi faccio vedere tutto quello che ho qui in casa, perché poi ci sono cose anche in garage. Insomma, il mondo di Arte per Te è veramente vasto nei suoi materiali. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione sulle vostre pagine Facebook, grazie mille, e soprattutto appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!